I carabinieri della stazione di Calatabiano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Catania due persone di Fiumefreddo di Sicilia per aver violato le norme in materia ambientale. Martedì sera una pattuglia durante un servizio di controllo del territorio ha sorpreso i due all'interno di un terreno agricolo in contrada Valanghe mentre scaricavano da un furgone, risultato di loro proprietà, dei rifiuti speciali. L'intera area di 150 metri quadri circa è stata sottoposta a sequestro in attesa che gli uffici comunali competenti ne dispongano l'intervento di bonifica. Sempre a Calatabiano i carabinieri hanno arrestato il 42enne Marco De Pasquale in esecuzione di un provvedimento per l'espiazione della pena emesso dal Tribunale di Catania. L'uomo, già condannato dai giudici per aver più volte violato gli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a debiti contestati a Catania negli anni 2006-2007, dovrà scontare ai domiciliari il residuo pena equivalente a 8 mesi di reclusione.